Sergio, con i fratelli De Filippo ho avuto l'impressione che tu stessi raccontando più che la loro storia, la loro rivoluzione, quello che hanno portato poi alla cultura italiana. Me lo confermi? Io volevo raccontare certamente la loro rivoluzione, ma più in generale volevo raccontare che De Filippo sono stati giovani. Noi abbiamo sempre avuto la percezione di questi personaggi come se fossero in qualche modo provenissero da un passato lontano, perennemente in bianco e nero, polveroso. Monumentali, grandi, sì, però insomma invece poi volevo far scoprire allo spettatore che sono stati giovani, innovatori, rivoluzionari, riformisti, anche donnaioli, spregiudicati, anche dei traditori, come deve essere un giovane che deve tradire il padre. Insomma, loro in qualche modo, soprattutto Edoardo, si è dato proprio come compito quello di tradire il padre, di tradirlo sia dal punto di vista di ucciderlo, come si dice, diciamo, in ambito psicanalitico, di uccidere il padre. E hanno dovuto ucciderlo anche artisticamente, perché poi il loro padre naturale era appunto Scarpetta, che era una specie di mito, però teatrante legato all'Ottocento. Invece Edoardo sentiva, come dire, il nuovo che arrivava, l'aveva intercettato e quindi ha dovuto trovarsi un altro padre, perché poi il padre di Edoardo è diventato il padre artistico, è diventato Pirandello. Quanto è cambiato secondo te il ruolo dell'artista da quegli anni lì fino ad arrivare ad oggi? E quanto è importante o meno importante rispetto all'epoca di De Filippo? Ma io penso che noi da questa storia dobbiamo invece cogliere proprio tutto ciò che c'è di sano e rimetterlo in ballo. Questa storia ci aiuta, come tantissime altre storie, a ricordarci che, come dire, dietro un film, una commedia, un'opera di ingegno, c'è sempre l'ingegno di qualcuno, c'è sempre un essere umano. Oggi devo dire, mi spaventa molto vedere i film Netflix che partono, c'è scritto solo un prodotto Netflix e non c'è il nome di nessuno. Questo aspetto disumanizzato, diciamo così, nella narrazione fa molta paura, perché io preferisco che sia un autore, che sia tu a raccontarmi una storia, piuttosto che ascoltare una storia che mi viene raccontata da un algoritmo, perché l'algoritmo non lo conosco, non so che cosa voglia da me e soprattutto posso sospettare che mi voglia vendere qualcosa e che quindi mi voglia addormentare, narcotizzare, perché poi il fine ultimo è quello che io compri qualcosa. Invece un autore, un essere umano, ti vuole raccontare la sua storia, il suo dolore e vuole farti ragionare con lui. Per cui io preferisco storie ancora raccontate da autori e questo è un film che ci racconta come si diventa autori. Questa cosa dell'algoritmo mi fa pensare e ti chiedo, pensi che ci sia di nuovo, in un futuro speriamo prossimo, un'esplosione come quella avvenuta durante l'epoca di Filippo, che somigliava molto a una Napoli, sembrava una New York di Broadway, per colori, per idee? Secondo te può tornare anche grazie alle nuove generazioni? Ma c'è stato un momento di nuovo negli anni 70 in cui Napoli era ridiventata quel luogo lì, attraverso la musica, il teatro. C'è stata anche un'avanguardia che ha cercato anche di tradire Edoardo, come giusto che fosse, nel senso che bisognava andare oltre, perché Edoardo veniva ritenuto borghese, era più il teatro di Viviani oppure quello di Rucello, che era più contemporaneo. Diciamo, quindi c'era una dialettica, una vitalità, e soprattutto nella musica, se pensi al periodo appunto di Pino Daniele, poi pensa a Troisi. Diciamo, poi siamo di nuovo ripiombati, di nuovo pericolosamente, in un momento in cui non sono più le persone, la dialettica, l'agorà in cui ci incontriamo e dibattiamo, ma poi c'è uno dietro che invece smanetta e conosce tutti i tuoi gusti e ti propina le cose. Quello trovo che sia una cosa che in qualche modo va regolamentata e al più presto. Penso che dobbiamo, come dire, preoccuparci di imporci un nuovo umanesimo, altrimenti andiamo verso, diciamo, verremo tutti trasformati dall'algoritmo. Ultima cosa, ci hai messo molto amore nel girare il film, da quant'è che sedimentavi l'idea? Ho lavorato a questo film 7 anni, pensavo inizialmente di farne una serie TV, poi con il mio produttore abbiamo deciso di sveltire, di fare il film e di utilizzare il film come teaser per una serie TV, perché questi De Filippo abbiamo ancora voglia di raccontarli, loro sono rimasti insieme per 13 anni ed è bello vedere come sono diventati poi una volta che hanno raggiunto il successo e ciò che li ha portati poi ad esplodere. Grazie mille, grazie, Grazie a te. grazie.